Questo è il nuovo episodio della nuova serie SCP che ho deciso di iniziare perché Inv penso che mi abbia rotto il mondo. Allora, avete presente Inv? Per chi non lo conoscesse, è un hacker, ok? Che sta nella serie della Hardcraft. Questa serie è praticamente molto strana perché capitano cose molto strane per l'appunto. Dovete andare a vedere gli episodi se siete curiosi. Comunque penso sia un hacker, o comunque almeno credo. E qua appunto c'è la cella degli SCP. Allora, un bel respiro perché qua io non so per niente come andrà questa serie. Non so se andrà bene, non so se andrà male. Potrebbe andare molto molto male. Comunque entriamo e non perdiamo altro tempo. Allora. Ok, da quel che vedo qua, questo è l'SCP-127. Io, da quel che so, questa è un'arma. Non so, si vede leggermente dall'immagine, ma vabbè. È un SCP di tipo safe, perché appunto non è che si diffonde in modo molto veloce nel mondo. Più che altro ti aiuta, secondo me, perché è un'arma a tutti gli effetti, che però si nutre. È tipo viva quest'arma, cioè vi spiego. Allora, praticamente per poterla utilizzare, diciamo che serve nutrirla con acqua, calcio, cibo, eccetera. Cioè, nel senso, con acqua, calcio e proteine. Cioè, vi rendete conto? Nel senso, nutrendola crescono i proiettili. E dopo questi proiettili, praticamente si possono utilizzare. È molto forte come arma, però è molto strana anche perché non esistono armi che tu gli dai da mangiare, quindi loro così partono e funzionano. E fa anche abbastanza schifo se ci pensate, è un po' inquietante. Allora, questo tipo di cella mi pare di conoscerlo, ma non mi sembra la cella di questo SCP perché. Ok, allora è strana questa cella e l'arma dovrebbe essere quella là. Allora, io sinceramente ho paura di toccarla perché chissà, magari potrebbe essere un SCP pericoloso, magari potrebbe essere un inganno, l'ennesimo inganno di Inv, perché chissà, magari entra, siccome entra in tutti i miei mondi, quello là, perché non è possibile, cioè entra in tutti i miei mondi, cioè vabbè, lasciamo perdere. Allora, questo è un tubo blu, chissà dove porta, saranno, boh, le cose della cella, la tecnologia, non lo so. Questa è un'armatura, sembra. Io non so ora cosa sia esattamente. Ah, sì, vedete! Praticamente questa dovrebbe essere l'armatura della SWAT. È potente come armatura. E qua, insieme alla SWAT, vedete, c'è l'arma. E questo però ha senso. Allora, vedete, questo SCP non è che faccia molto. Si è rotto, perfetto. Ok, però ha una durabilità. Se rispetta tutto quello che hanno detto, in teoria, e dico in teoria, per farla ricaricare dovrei dargli da mangiare, anche se non so come fare. Comunque rimettiamola a posto perché non vorrei fare qualcosa di sbagliato. Cos'è stato? Che cosa è stato quel rumore? No, 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 per favore. No, 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 vedete allora che è entrato Inv. Vedete che è entrato Inv. Porca miseria, io lo sapevo. Niente, prendiamo quest'arma, come non detto. Io volevo lasciarla qua, però ho paura a lasciarla. Perché allora quest'arma in teoria ci dovrebbe anche proteggere. E io ora ho anche paura ad uscire. Mannaggia, quello là! Accidenti ad Inv! Non è possibile! Non è possibile! Perché Inv deve sempre essere qua, nei miei mondi? Che cosa. Eccoci, questo è With Many Voices. L'ha messo lui lo schifoso. L'ha messo lui. Non è possibile. Dai, per favore, perché? Perché? Perché deve mettere le cose? Io qua ho paura, io devo salire qua sopra, perché sennò ho paura che quello là arrivi, entri e spacchi tutto, accidenti. Allora, in teoria qua Inv, non so, in teoria forse non può entrare perché ci sono queste porte, non ne ho idea. Comunque, With Many Voices è qua fuori e io devo uscire da questa cella in un qualche modo, no? E non posso spaccarla, quindi l'unico modo per uscire è ucciderlo. Accidenti, vai, forza. Veloce, veloce, veloce. Allora, usciamo così. Oddio, 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 uccidi, uccidi. Ok, oh mio Dio, mio Dio, mio Dio. Avete visto quanto è potente quest'arma? Avete visto? Cioè, in qualche colpo l'ho ucciso. No, vabbè, è bellissimo. È bellissimo, ma scusate, se io voglio nutrire. Allora, so che sto facendo una cavolata, ma se voglio nutrirlo, com'è che faccio? Così forse? Non sta funzionando. Perché in teoria gli si deve dare acqua, cibo, da quel che ho capito. A proposito, io non ho nemmeno cibo per me stesso, pensate voi. Dovrei procurarmelo per la prossima volta. Dobbiamo andare a trovare cibo. Io ho paura che uscendo da questa parte, però, si trovino altri SCP. Se si trovano altri SCP è pericolosissimo perché noi non siamo preparati a tutto ciò. Cioè, nel senso. Io è il primo episodio che faccio qua sugli SCP, quindi non so usare, non so fare queste cose io, accidenti. Qua c'è un villaggio, che strano. Allora, se avete sentito prima c'era Inv,
Inv però, cioè allora quello almeno era uno dei tipici suoni che fa Inv. Io non so se adesso c'è veramente questo Inv oppure no, accidenti in questo mondo. Perché ci deve essere? Perché ci deve essere? Scusate, ma là cos'è che c'è? Là sto vedendo un laboratorio e questo è un villaggio. Allora forse questo è un normale villaggio di Minecraft Vanilla, quindi questo evitiamolo, cioè nel senso proprio non calcoliamolo. E prendiamo anche del cibo già che ci siamo, dei maiali. Ok, eccoci qua. Allora, io non so se entrare in questo laboratorio potrebbe essere pericoloso. Ma non è che ce l'ha messo Inv poco poco. Cioè, io adesso sto iniziando a pensare a tutte le possibilità. Scusate, ma come faccio ad andare? Accidenti, poi questi semi che mi danno fastidio pure, no? Perché non basta solo Inv nel mondo, no. Ci devono essere pure i semi. Allora, qua dentro non c'è niente. Io, ripeto, ho tanta paura ad andare qua dentro perché... Io ho già esplorato questi tipi di laboratorio e io so che questi laboratori sono molto pericolosi. Però, scusate, questi sono corridoi infiniti. Eccoci qua, questi sono i ragni, questi... No. Aiuto, aiuto. Questi ragni, dobbiamo stare attenti perché io non vorrei nemmeno passare fra di loro perché, porca... A parte che mi fanno schifo i ragni normali. Figuriamoci i ragni. Allora dobbiamo stare attenti anche ad aprire le porte. Io ora non so se questo può diventare il nostro laboratorio personale. Però è pieno di ragni. Non è possibile. Pronto? C'è qualcuno? Io ho paura. Io ho paura. Qua c'è un'altra torcia. Prendiamola. È meglio tenerla. Accidenti. Questa. Però è interessante. Qua ci sono le stanze, giusto? Una cassa. Beh, allora, bello. Vediamo se questo può essere il nostro accampamento per ora, cioè nel senso chiamiamolo accampamento, non so come devo chiamarlo in realtà. Non ne ho idea. Ad ogni modo è stato bello provare a fare questo episodio di SCP. Spero di poterne portare altri, dipende anche da voi dunisiani, se ne volete vedere altri. Io qua posso continuare ad andare avanti anche se non so se troveremo qualcosa. Ah, qua c'è la caffetteria, molto bene. Però qua non c'è nient'altro. Allora io qua ho paura perché io so che da questa parte ci sono cose pericolose. Quindi quello che faccio io direttamente, eccoci qua. Qua c'è With Many Voices. Lo vedete? Ciao. Veloce. Via. Oh mio Dio, ci ha tolto mezza vita. Pure con l'armatura eravamo. Ehi. Stiamo attenti. Io sono stato zitto per qualche secondo perché avevo troppa paura di essere ucciso da With Many Voices. Ok, perfetto, però almeno siamo vivi, molto bene. Ce la stiamo cavando, dunisiani. Allora, dobbiamo solamente credere in noi stessi. Però, scusate qua, ok. No, chiudiamo. Mamma, questo laboratorio è maledetto, accidenti, è pieno di SCP. Appena giri l'angolo non è possibile, ti ritrovi l'SCP davanti, no? Perché come se non bastasse, c'è un SCP pronto ad ucciderti davanti. Ma come caspita? Allora, o cerchiamo di, non lo so, di farcelo nostro questo laboratorio, di depurarlo da ogni cosa. Oh mio Dio, no. Qua io ho anche paura di andare avanti. Teniamo in mano quest'arma perché è molto importante. Sta anche finendo, mannaggia. Io devo capire come dargli da mangiare, però. Non so, cioè devo buttarla a terra, cosa... no, però scusate, ma se sono anche stupido. No, vedete, non funziona, cosa devo fare? Non ne ho idea, vabbè. Io direi che per la prossima volta pensiamo ad un piano, perché sicuramente dobbiamo avere un posto dove metterci al sicuro. E questo posto per ora non è per niente al sicuro, affatto, guardate là, è tutto rotto. E dobbiamo vedere anche quello che faremo con Inv, se c'è in questo mondo oppure no. Bella domanda.